Cortona on the Move sin dagli inizi ha sempre voluto parlare del mondo di oggi, quindi parlare di attualità, ovviamente attraverso diverse storie, diversi racconti. Quest'anno, nel corso di quest'anno, la parola chiave è stata un po' l'ambiente, nel senso più urgente di cambiamenti climatici, ecologia, quindi abbiamo voluto cogliere spunto da questo e trattare, declinare il tema su più fronti, quindi parliamo del rapporto tra il paesaggio e gli esseri umani, ma non solo in quel senso, anche come tracce della storia, tracce dell'umanità, nel territorio, disastri, calamità naturali e tutto ciò che in qualche modo segna il mondo intorno a noi e a sua volta ci influenza. Fino al 29 settembre Cortona on the Move è un appuntamento imperdibile per chi ama la fotografia. La cittadina della Val di Chiana pullula di eventi, mostre ed è tappa obbligata appunto per gli appassionati della foto. Fotografi che utilizzano linguaggi nuovi, infatti ci siamo aperti anche al video, al multimedia, al cross media, perché la fotografia è immagine, è linguaggio, è il modo più diretto e più facile per raccontare delle storie, per far riflettere le persone, per provocare, per pensare. Penso che semplicemente un fotografo, un artista abbia una, diciamo, abbia delle possibilità di fare un lavoro che rispecchi quello che a lui interessa e questo secondo me implica anche delle responsabilità, per questo penso si possa parlare di rispetto per l'ambiente attraverso la fotografia. Che tema ha scelto per questo? Io ho fatto un lavoro sul rischio idrogeologico nelle Dolomiti, dal titolo Are they rocks or clouds, quindi se sono pietre o nuvole, e è un lavoro che gioca proprio su delle immagini sottili che lasciano intendere questa questione del rischio e al tempo stesso però l'ho reso molto concreto lavorando con degli specialisti, un geologo, un antropologo che mi hanno permesso di connetterlo al reale, a quello che veramente è il problema.